La regione non può affidare le porte di accesso dell'isola a un fondo di investimento privato che ha una missione opposta rispetto a quella della regione sarda. Così l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro ribadisce in consiglio regionale la contrarietà alla fusione degli aeroporti di Alghero e Olbia e alla privatizzazione della Sogair, la società di gestione dello scalo di Cagliari. Un intervento incisivo che inizia con un passaggio della lettera ricevuta dai legali di F2I in cui si diffida la regione da rilasciare ulteriori dichiarazioni e intraprendere ulteriori iniziative che possano risultare pregiudizievoli. Parole che l'esponente della giunta ha commentato preoccupanti e gravi, sottolineando che rappresentanti del popolo sardo hanno diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero sulle questioni inerenti al futuro dell'isola. Nella diffida, inoltre, viene sottolineato che l'operazione di fusione degli aeroporti è stata oggetto di un incontro tenutosi in data 9 marzo tra l'assessore dei trasporti, il presidente Berbieri e gli amministratori delegati di Geasar e Sogal e il CFO di Sogal, in cui l'assessore Mora ha fornito un riscontro positivo sulla valenza industriale della stessa. Ma io non potevo essere d'accordo su cose che non conosco, non è che mi sono state illustrate. Il 9 di marzo ho raccolto l'invito degli amministratori di Geasar e di Sogal perché mi presentassi al presidente dei consigli di amministrazione di Geasar e Sogal, cosa che con umiltà e disponibilità ho fatto, e nell'incontro cordialissimo non si è parlato assolutamente della fusione dei due scali sardi. Una versione differente rispetto a quella espressa nella lettera di F2I, un incontro, secondo l'assessore Moro, che ha affrontato altri argomenti. Si è parlato della volontà di F2I di procedere con la realizzazione della rete degli aeroporti sardi. Rete degli aeroporti sardi, ho fatto presente al dottor Barbieri, che è una precisa volontà da più di 30 anni della politica sarda. E resta sempre il punto di caduta, che nella rete degli aeroporti sardi alla regione deve essere riconosciuto il ruolo di vigilanza e di controllo e di indirizzo strategico.